circa. Poco. Lo vedi quel bar? 100 metri e ci siamo. Ma quale bar? Stiamo nel deserto, matto. Ecco, 5 minuti e ci siamo. Ma vaffanculo, Cla. Io mi fermo qua. Ma dai, siamo quasi arrivati. Ma perché qua non va bene? Dobbiamo girare una scena nel deserto? Ci stanno le carcasse delle pecore, ci stanno i condor. Gianfranco, che cosa ti ho sempre detto? Location e scenografia fanno la fotografia. Siamo in Basilicata e pare di sta dentro Breaking Bad. Un po' ci si mangiano la voltoi. Ma l'attrice dove sta? Mo la chiamo. Però tu, calmo, sei calmo, che mi metti di malumore il set. Il set, Cla? Siamo in 3. Pronto, Nicole, bellissima! Dove sei? Noi siamo già arrivati qui. Claudietto, guarda, sto facendo qualche minuto di ritardo, ma arrivo, eh? Ah, ma sì, guarda, figurati, non c'è problema, anche... La convocazione era 4 ore fa, ma tu dove sei? Sto arrivando, tranquillo, Cla. A tra poco. Sta arrivando, eh? Lo spero. Tra poco il sole tramonta, la luce cambia e io destrozzo. No, tranquillo, Gianfranco, questo cortometraggio ce lo portiamo a casa facile facile. Guarda, ti faccio vedere. Allora. Sì, dunque. Cominciamo. Campo lungo, in questa scena Nicole cammina tutta nuda verso di noi, dettaglio piedi, dettaglio mani, dettaglio zinna. Ok, molto poi lo spallaccio, continua, spalle, continua. Vabbè. No, aspetta, come questo? No, spallaccio, come lo spallaccio? Poi viene tutta mossa. La vedi sta spalla? Un carrello vivente. Dritto. Ma sì, dai, mi voglio fidare, eh? Mi voglio fidare, anche se viene un po' mossa poi alla fine va bene perché esprime un po' il disagio, il calore. La ragione. Capito? Sinestesie! È una cosa geniale con sta musica di sottofondo, marocchina, di bonghi. Chi è? Dai, Nicole. Dimmi, Nicole. Claudietto, mi devi scusare, ma ho avuto un contrattempo. Non posso più venire. Che è successo? Spero che tu stia bene. Te lo dico. E che devo fare un provino per un film con Franzonetti. Capisci che è un'occasione da non perdere? Sì, come no, Franzonetti, lo conosco, grande, ci abbiamo anche lavorato insieme. Senti, però adesso noi abbiamo fatto 500 chilometri per venire qua. Grazie, Claudietto, rimandiamo a mercoledì prossimo. Allora, ciao, no, ciao. No, scusa, Nico. Sì, va bene, carissima, va bene. Sì, te lo saluto, sta qua, ti saluta Nicole. Va bene, non ti preoccupare, carissima. Ciao, ciao, carissima. Mignotta. Ha avuto un imprevisto, non può più venire, vero? Chiedo. Ma qui del Festival d'Aprilia, t'hanno fatto sapere più niente del nostro corto? Non l'hanno preso, dicono che era tutto fuori fuoco. Come sempre. Scusa, che vorresti dire, che è colpa mia? No, era di sceneggiatura. Ah, ecco. Anche se... Cosa? Ti avevo detto mettici qualche fuori fuoco, però... Hai esagerato, ti è sfuggito un po' la mano, tutto qua. Ma era per comunicare disagio. Io beh, con la ma... Già, Gianfra, non si vede una mazza. E pare il film è soggiato un miope. Mannaggia il cazzo. I festival all'arte non la capiscono mai, è evidente. Mai! È andato a fare il provino con Franzonetti, ve? Sì. Sta mignotta. Vabbè, non ti preoccupare, Gianfra, adesso ci giriamo un pochino di shot dell'ambiente, eh? Deserto, cielo, dai, prendi la camera. Bene. Cazzo. Che è? Dimenticata la scheda SD a casa. Ah.
come hai dimenticato la scheda SD a casa? Ma mo che famo qua? Ma tanto qua ci dobbiamo tornare. Che tu, andata da Giacco Franzonetti invece di stare con te. Scusa, che vorresti dire? Che te ne fai spettacolo, perché i nostri set vanno a zampa all'aria perché tu sei troppo buono. Guarda che se non ci prendono ai festival è perché sei te che sei un cane, ti trema la mano, fai i primi piani con l'effetto terremoto. Vuoi vedere quanto mi trema sta mano, eh? Tacci tua, te vengono mosse pure a cavalletto. E te non sei buono a girare manco i video dei comunioni. Forse dobbiamo tornare alla ristorazione. Mai. Ammettilo, Gianfra. Scriviamo anche roba figa, alternativa. Le storie non ci mancano. Abbiamo anche una certa conoscenza in tema di cinema, eppure. Ci fregano sempre i premi da sotto al naso. Poché? Che è? Poché? Di chi? È il business del momento. Apriamo un ristorante di poché. Cibo sano, riso, verdure. La gente sceglie cosa mettersi nel piatto e glielo mettiamo a 15 euro. E sono tutti contenti. E via da piagne. Pure a me. Che è successo? Boh. Pare una scatola. O una valigia. Magari c'è sta morto dentro. Oppure un milione di euro. Ah! Ma che? Ma che? Mi pare una fionda. Se fosse tipo una cosa aliena, proveniente da un altro mondo. Prova un po' a tirare. No. Niente. Aspetta, aspetta, aspetta. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you. When you hold my hand, I understand the magic that you
Signori Gianfranco e Claudio, passione? Intuizione? Vi prego, svelateci il vostro segreto. Sicuramente l'esperienza fatta nel mondo del videomaking. Seminari, corsi di formazione, anni di studio. E poi la pratica sul campo, partendo come semplici assistenti e rubando con gli occhi dai grandi maestri. Però diciamolo, senza falsa modestia, in questo ambiente per andare avanti bisogna anche avere del talento, non è vero Claudio? Sì, certo, il talento ed anche un altro elemento fondamentale, ovvero un pizzico di fortuna. Signori Gianfranco e Claudio, il futuro del cinema italiano. Ma che dico? Mondiale, un applauso! Oh.